campionato, ma una vittoria inutile perché è Verona a piazzarsi al quarto posto. Verona che la Sir affronterà proprio nei playoff. I Black Devils tornano al successo pieno in Superlega battendo 3-0 la Ninfa Latina, terminando la stagione regolare al quinto posto, e giovedì sera cominceranno la serie dei quarti di finale playoff in trasferta contro la rivale storica delle ultime stagioni, Calcedonio Verona. Bella prestazione per Birarelli e compagni ieri sera al Palio Evangelisti. I Black Devils si sono dimostrati una squadra eccellente al servizio con 12 ace, efficace in attacco, 52% di squadra, con un De Cecco formato speciale in regia, anche 4 servizi vincenti per il regista argentino. Con Atanasievic, autore di 20 punti, superata quota 2000 in Italia con la maglia di Perugia e per il terzo anno di fila miglior bomber della Superlega con 450 punti ex aequo con Torres, con Kovac che può essere soddisfatto per la ritrovata solidità della fase break con mura e difesa che hanno funzionato a dovere. 3 parziali fotocopia dove la vera differenza l'ha fatta la battuta e la voglia dei Black Devils di proseguire sulla strada tracciata a Mosca. La vittoria di Verona con Monza lascia la Sierra al quinto posto, ma ora parte un nuovo campionato chiamato playoff, dove tutto, per certi versi, si azzera, dove motivazione e cuore contano forse più di tecnica e tattica, dove i sogni possono realizzarsi o infrangersi, dove Perugia, alla sua quarta partecipazione in 4 anni di massima serie, vuole far sentire la sua voce.